Ragazze, buongiorno. Buongiorno e come sempre bentornate sul canale. Come state? Spero tutto bene. Allora, è un po' che non ci vediamo, ma come vi aggiornavo in qualche short che ho fatto, nell'ultimo post che ho messo nella community di YouTube, veramente poco tempo. Poi a fine estate vi spiegherò tutto, ma ho poco tempo, ma non abbandono YouTube, questo che sia chiaro. Cercherò comunque sia appena posso di fare un video e di caricarvelo, quello sì, almeno un video a settimana, perché ci tengo anche comunque a mantenere il canale attivo, mi sembra giusto anche nei vostri confronti, però caricare un video senza contenuti tante volte non mi va. E oggi ho da fare delle pulizie a casa, pensato di condividerle con voi. Quindi ora sto portando fuori Biagino e poi dopo niente, porto Asia a scuola. Tra l'altro è l'ultimo giorno di scuola oggi, vedrete questo video perché devo andare a fare anche la spesa oggi. Niente, spero che quest'anno scolastico per tutti i vostri figli, sia piccini che grandi, andato bene, e un grande in bocca al lupo per tutto e una buona stagione, buone vacanze per chi va in vacanza o per chi lavora. Allora ragazzi, quindi ora rientro a casa, faccio un po' di colazioncina, poi ci aggiorniamo dopo per le pulizie. Prima andrò a fare la spesa e poi torno a casa, anzi prima vado a salutare i miei genitori, poi torno il mio nipotino, poi torno, vado a fare la spesa, devo andare in due posti e poi torno a casa e si inizia. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Ragazzi, rieccomi. Allora, dopo le faticose pulizie di stamattina, ho fatto un po' di tutto, quindi ho cambiato tutte le lenzuola sina, avevo da sistemare un sacco di cose, la spesa che avevo fatte, tante cose. Avevo in mente di condividere con voi in questo video una collaborazione che mi è arrivata all'incirca un mesetto fa. Questa ditta, i Sapientia, mi hanno mandato questo bellissimo forno che funge anche da friggitrice ad aria e anche il girarrosto per fare il pollo, una cosa che ancora devo provare. Sono stata a fare la spesa e ahimè me ne sono scordata di comprarlo, ma ci tenevo tantissimo a provarlo. Nella prossima spesa, ragazze, lo voglio acquistare per provarlo, cioè il girarrosto apposta per fare il pollo, in una, come si compra, insomma, posto al mercato, insomma, dove lo comprate. Comunque adesso giro la fotocamera così vi faccio vedere di cosa sto parlando. Allora ragazzi, questo è il forno, ecco qua, ora lo accendo per farvi insomma vedere, ha il display, è molto semplice e questi tastini qua. Allora, noi lo accendiamo da qui e qui come potete vedere ci sono queste immagini, le immagini appunto di tutte le funzioni che ha il forno. Allora, il forno cuoce un minimo di 60 gradi fino a un massimo di 230 gradi e ha la funzione di pane abbrustolito, cottura al forno, pesce, disidratazione, carne o pollo alla griglia, frittura, friggitrice ad aria, scongelamento per fare le bistecche, la pizza e la rosticceria. Quindi ha veramente una varietà di cose. Questo, come vedete, il pollo allo spiedo, la pizza, queste sono le ventilazioni, lo scongelamento e quant'altro. Quando si apre, si accende la luce, insieme vi vengono appunto date la teglia da forno, poi questo qui per il pollo allo spiedo insieme ai suoi ganci laterali che poi andranno qui dentro, e la griglia che ancora, come vedete, non ho usato, per friggitrice ad aria. Allora, io ora poi vi metterò delle immagini che ho usato questo forno per fare la carne. Si è fatto una sorta di carne al forno e l'ho provato in quel modo. Sarebbe proprio provare il pollo allo spiedo, come si compra appunto in friggitoria o al mercato. Mi è sempre piaciuto, purtroppo me lo sono scordata stamani che sono andata a fare la spesa. Insomma, il suo utilizzo è molto semplice. Voi con questa manopola girate e, come vedete, man mano che girate vi indica le sue funzioni. Questa, ad esempio, funzioni verdure, 4 minuti a 70 gradi. Mettiamo pollo, 20 minuti, 230 gradi. Poi, ovviamente, voi potete modificare anche a mano perché ha le sue funzioni. Semplicemente, ecco qui l'orologio, pigiate l'orologio e modificate il tempo, 24 minuti, pigiate questo qui che ha i gradi e andiamo indietro, la ventilazione, se volete la ventilazione più alta o più bassa, è semplicissimo, i tasti sono solo questi, e questo è spengimento, avvio e pausa. Molto molto semplice, ma vi assicuro che è un bellissimo forno, ragazze, è molto valido. Davvero molto valido. E poi ragazzi, questo forno è ad aria, è proprio un forno ad aria della marca Sapientia, combina la funzione appunto di un forno normale e appunto un air fry, come si dice, insomma, e dispone di tubi riscaldanti superiori e inferiori, una struttura di ventola ad alta velocità. Infatti quando la ventola e il tubo riscaldante operano insieme si può avere delle funzioni come
friggitrice ad aria, e quindi la cottura, la grigliatura, la tostatura, disidratazione rapida, insomma, è una speciale conduttura d'aria che può assorbire da due lati del forno e genera appunto un ciclone termico fino a 360 gradi sulla parte superiore del forno, quindi ha un potente flusso d'aria calda che provoca l'effetto appunto di una friggitrice ad aria. C'è la cottura dolci, scongelamento, è davvero un ottimo forno. So you notice too, sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Forno, tra l'altro, piccolino, quindi lo potete tranquillamente mettere sulla vostra cucina, sul piano cottura. Ad esempio, l'ho portato qua giù, tenerlo nel rustico e metterlo insieme a tutti gli altri elettrodomestici che ho riposto qua sotto. Se vi fa piacere, qui sotto nell'info box potete trovare il link di riferimento diretto all'acquisto del forno. Mi raccomando, andate solo a dare un'occhiata, perché comunque so che tanti di voi cercano questi forni friggitrici ad aria, perché questo non occupa tantissimo spazio, con la funzione, ragazzi, gira arrosto e scongelamento, ha una marcia in più rispetto alla classica friggitrice ad aria. Nulla, ragazze, allora io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un pochino di compagnia. Lo concludo qua perché non voglio che sia un video, insomma, un po' troppo lungo. Un bacione e noi, ragazzi, ci vediamo come sempre molto presto in un altro nuovissimo video.